Benvenuti sul canale di Gianni, canale di tutorial per pianoforte di musica italiana. Oggi ho scelto per voi un altro grande classico della musica italiana, scritto nel 1981 e portato al successo dai Ricchi e Poveri. Questo brano si chiama Come Vorrei. Avete visto nella parte introduttiva del video, ho suonato il brano in versione dimostrativa, avvalendomi di uno style della tastiera e di un arrangiamento che ho predisposto prima di eseguire il brano per pianoforte. E giusto per condividere con voi ho utilizzato uno style che si chiama 8 bit ballad numero 1 per la precisione sul tastiere Yamaha con un BPM di 89. Quindi il tempo è uno standard 8 bit con il quale possiamo eseguire questa bellissima, bellissima canzone per pianoforte. Nella parte iniziale del video ho anche suonato l'arpeggio di pianoforte che contraddistingue tutto il cantato della parte introduttiva. Chiaramente se dobbiamo suonare la melodia non possiamo contemporaneamente suonare l'arpeggio, però ve lo voglio mostrare in modo che possiate o accompagnarvi al canto o con un altro strumento. Innanzitutto il brano è in re minore, ok, quindi l'arpeggio iniziale è composto da queste note, quindi abbiamo re, la, mi, fa, re. Quando il cantato inizia, quindi il brano comincia con questo arpeggio, ci spostiamo adesso, mentre la mano sinistra andrà in accordo di Sol minore, adesso l'arpeggio diventa Re, Si bemolle, Mi, Fa, Re. Accordo di Do maggiore settima. Per due volte eseguo adesso l'arpeggio Do, Si, sempre Si bemolle, siamo in chiave di Re minore appunto. Re, Mi, Do, Si, Re, Mi. Accordo di Fa maggiore, Fa settima maggiore, quindi Do, La, Re, Mi, Do. Lo sto eseguendo più volte, ma in realtà va eseguito solo due volte il passaggio. Accordo di Si bemolle maggiore settimo. Quindi eseguo Si, sempre Si bemolle, Si, La, Do, Re, Si, La, Do, Re. Mi sposto sul Sol minore settimo. Si, Sol, Do, Re, Si. Quindi e chiudo con l'accordo in La maggiore o La quarta. La, Mi, Re, Mi, La. Mi, Re, Mi. E riprendiamo. La, Mi, Re, Mi, La, Mi, Re, Mi. Quindi alla fine dovremmo avere qualcosa del genere. Ora vediamo la struttura del brano, quindi abbiamo detto brano in tonalità di Re minore e iniziamo col cantato, quindi. Come ci accompagniamo? Con la mano sinistra dovremo effettuare un arpeggio, quindi sulla chiave di o sull'accordo principale, quindi avere l'arpeggio in questo modo. Questa è una delle varianti, nella parte introduttiva del video ho suonato diverse variazioni. Comunque l'arpeggio è quello che ci sta meglio sull'ambito di questo style 8 bit. Quindi avete visto, quindi cambio da Re minore a Sol minore. Adesso abbiamo un accordo di Do maggiore settima. Accordo di Fa.
ci sta anche bene il fa settima più, o meglio fa settima maggiore. Anche qui si bemolle con la settima maggiore. Sol minore di nuovo. La maggiore settima. E chiudo di nuovo questo giro con il re minore o re minore nona, in quanto poi nel cantato c'è questo mi. E rifaccio la strofa. Attenzione, adesso dovremo aprire al ritornello, quindi quel re minore con cui chiudevo il primo giro diventa un re maggiore settima. E rifaccio lo stesso giro armonico, quindi dopo il re maggiore settima ritorno in sol minore. Sol minore settima, ancora meglio. Come vedete, la melodia mi fa capire che l'accordo successivo è un do maggiore settima con una nona, cioè il re. Anche qui fa settima maggiore, torno in re minore, sol minore settima, e questo giro di la quarta settima, la settima, e torno in re minore nona. E rifaccio il giro, perché poi da minore passo di nuovo a accordo di maggiore. Ora, prima di risolvere la seconda parte del ritornello, c'è anche una piccola variazione per riempire o armonizzare un po' meglio questa parte. Quindi, quando siamo sulla seconda parte del ritornello e avremo, invece che usare il semplice re settima, utilizziamo un re settima con la nona bemolle, quindi ho anche il mi bemolle in chiave, guardate. Molto più bello, quindi torniamo in sol minore settima. Come vedete, anche adesso ho fatto un accordo non semplice do settima o do settima nona, prendo questo re del cantato e lo abbino con la mano sinistra, sempre do maggiore settima, a questo fa diesis. Perché? Perché a questo punto sto prendendo un accordo di do settima con la undicesima diesis. E tipici risvolti jazz, però stanno benissimo su questo tipo di progressioni. Perché la progressione sarebbe in questo modo: sol minore, quindi avremo la undicesima diesis, sol, tredicesima, fa settima maggiore. Di solito questo tipo di progressioni vengono riservate nell'arrangiamento a degli archi piuttosto che a dei violini. Quindi adesso lo facciamo sul pianoforte, quindi anche qui, mentre prima facciamo semplice re minore, adesso possiamo prendere il re al basso. Vedete, prendo un accordo di do maggiore, accordo quindi sovrapposto, con la mano sinistra re minore, mano destra accordo di do pieno. In realtà quindi siamo in un re minore con la settima, con la nona e quindi con la undicesima. Torno in sol minore settima,
ancora La con la settima e con la undicesima, normale la settima e ritorno in Re minore nona e l'arpeggio continua. Riprende il pezzo e ripetiamo esattamente la parte della strofa e del ritornello. Un pezzo abbastanza semplice negli accordi primari, ho voluto dimostrare questi accordi leggermente più diciamo sofisticati, soprattutto per arricchire l'arrangiamento se lo suoniamo soltanto al pianoforte. Un brano molto bello, dove chiaramente il pianoforte è lo strumento principale. E non mi resta altro adesso che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, alla prossima cover, sempre sul canale di Gianni. Iscrivetevi al canale se non l'avessi ancora fatto, vi aspetto al prossimo video. Ciao!